Saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Oggi voglio mostrarvi la cover DotView per HTC One M8. Si tratta di questa cover che vedete qua sopra e che a primo impatto sembra solo avere una trama a puntini con il marchio HTC qui e che va a coprire il retro. Allora, la cover si aggancia sopra lo smartphone, ovviamente non va a sostituire nessun'altra cover di M8 perché M8 non ha la cover removibile. Questa è appunto la cover, è realmente forata, soltanto vedete, si vede un po' la differenza qua su, nell'altezza dello speaker sopra e nell'altezza dello speaker sotto. Il resto è solo molto molto sottile, ma non è realmente forata. La cover è leggerissima, devo dire che prendendo lo smartphone in mano non si hanno grossi problemi con la cover inserita, lo spessore non aumenta in modo particolare. Per quanto M8 sia bello, devo dire che a me personalmente è scivolato e ho fatto dei seri danni alla scocca, perché M8 scivola. Questo aiuta a risolvere un po' questo problema, ma non è certo questo il suo punto di forza. Il suo punto di forza intanto è di avere una funzione di, diciamo, calamita che accende e spegne lo schermo quando lo apriamo. C'ha lo svantaggio che ovviamente tende a richiudersi sempre, quindi è una cosa positiva perché vuol dire che funziona bene, ma quando dobbiamo usarlo con una mano o la dobbiamo sorreggere oppure lo giriamo al contrario. Se lo giriamo al contrario, vedete, rimane sempre un pochino alzato. Io la forzo onestamente mentre l'utilizzo per tenerla al pari, e dopo averlo utilizzato veramente per un bel po' di tempo non mi ha dato problemi, torna sempre a richiudersi perfettamente. Non è come altre cover che poi si diciamo allentano un pochino e hanno un po' di... Perché DotView? Perché questi fori, se io premo due volte con un dito, mi mostrano l'orario, la temperatura e il meteo. Posso anche cambiare lo stato della suoneria, ecco qua, e vederlo con questo bellissimo effetto, che è molto molto bello. Cos'altro può fare? Può mostrare le notifiche, ma ne mostra solo alcune. Mostra le notifiche del calendario con la possibilità di annullarle o rimandarle, quindi anche la sveglia e la posta e più o meno poco altro, onestamente. Non notifica per esempio WhatsApp, non notifica Hangout, insomma è veramente una un po' limitata perché ovviamente non ci sono API per gestirle, ma in qualche modo secondo me si poteva fare. Allora, faccio una cosa, avvio una telefonata da un altro numero. E per farlo squillare, per far squillare M8. Ecco qua, numero Vodaf mi sta chiamando e posso scegliere se rispondere al telefono o annullare. Quindi se faccio questo gesto, vedete, ho risposto, in questo momento sono al telefono, posso tranquillamente telefonare tenendo la cover chiusa. Facendo questo altro gesto rifiuto la telefonata o comunque la interrompo quando voglio. Questa DotView di HTC One M8 costa €29,90, non è pochissimo, la si trova su Amazon, non è pochissimo, devo dire che è molto molto bella, sono più i vantaggi nella bellezza e nella protezione che gli svantaggi nel fatto di avere una cover, perché comunque come cover la qualità è veramente ottima, è molto, vedete, morbida, ma allo stesso tempo si richiude sempre anche dopo un lungo utilizzo. La ritengo anche migliore onestamente rispetto a quella inclusa nella confezione, che ha quel gommino che in pochissimo tempo si è già sciupato nella mia personale esperienza. Rimane il fatto che tecnicamente le funzioni disponibili grazie alla cover sono veramente poche. Secondo me la cosa dell'orario è il minimo, faccio vedere soltanto dove sta il trucco. Il trucco sta nel fatto che lo schermo si accende in questa modalità. L'idea di HTC è che consuma meno in quella modalità piuttosto che aprirla e far illuminare tutto lo schermo con tutti i suoi colori, nonostante non sia un AMOLED. Quindi è una cover interessante. Se state cercando una cover a filtro per HTC, dovete assolutamente scegliere questa, non avete buoni motivi secondo me per sceglierne un'altra. Rimane comunque un prezzo abbastanza importante per un accessorio che poi tecnicamente non fa moltissimo. Per questa prova è tutto, un saluto da Maurizio Sotti per AndroidWorld.it. We'll be right back.